Povera gente è il primo romanzo di Dostoevsky, romanzo d'esordio che fa subito grande scalpore, al punto che Dostoevsky viene identificato come il nuovo Gogol. In questo romanzo lo stile legato al naturalismo, al realismo, descrive infatti la storia di due persone che vivono nella miseria. Sul riassunto andrò veloce, la storia è lineare, il romanzo è scritto in forma epistolare, quindi assistiamo alle vicende dei protagonisti leggendo in sostanza le lettere che si scambiano. Makar Devyushkin è un povero funzionario che vive in un appartamento in affitto, in un caseggiato, assieme ad altre famiglie povere. Di fronte a lui vive Varvara Alexeva, una ragazza più giovane di lui che vive in un piccolo appartamento assieme alla tutrice Fedora e che cerca di tirare avanti guadagnando con qualche lavoretto che le procura la tutrice, soprattutto lavori di cucito. Nelle lettere leggiamo gli episodi che costellano le loro vite e l'infelicità che domina le loro giornate, ma anche l'affetto che nutrono l'uno per l'altro. Devyushkin e Varenka, così viene chiamata in modo affettuoso, sono infatti cugini di secondo grado, ma tra i due sembra veleggiare un desiderio di affetto profondo. Sono un po' l'uno la ragione di vita dell'altro. Devyushkin lavora come funzionario, come impiegato, ma versa in condizioni di miseria e parte dei suoi soldi li spende per comprare qualche regalo a Varenka, che a sua volta vive in povertà, e altri li spende per un suo brutto vizio, che è comune ad altri personaggi di Dostoevsky, che è il bere. La povertà gli impedisce anche di vestirsi in modo dignitoso, i vestiti sono ormai sgualciti e lui, che si definisce un uomo semplice, piccolo, si preoccupa del giudizio altrui. Dice infatti in una sua lettera a Varenka: "Ma la cosa principale, mia carissima, è che non per me mi affliggo, non per me soffro. Per me è del tutto indifferente anche andare in giro nel gelo più feroce senza cappotto e senza stivali. Io sopporto e resisto a tutto. Per me è una sciocchezza. Sono un uomo semplice, piccolo, ma che dirà la gente? I miei nemici, queste male lingue, cosa si metteranno a blaterare se andrò in giro senza cappotto? È per la gente che ci si mette il cappotto, e forse anche gli stivali, è per loro che li si indossa. Gli stivali, in tal caso, Matioska, amicuccia mia, animuccia mia, mi occorrono dunque per difendere l'onore e il mio buon nome. Con gli stivali bucati, e l'uno e l'altro vanno perduti, credetemi, Matioska. Credete alla mia esperienza pluriennale, a me, povero vecchio, che conosce il mondo e la gente, prestate ascolto, e non a certi imbrattacarte e scribacchini." Oppure in un altro passo leggiamo: "Non sono i soldi a uccidermi, ma tutte queste angosce della vita, tutti questi bisbigli, sorrisetti, scherzetti." Quindi Devyushkin è costantemente preoccupato del giudizio che gli altri potrebbero nutrire verso se stesso, che poi si definisce una persona semplice, che vive nella miseria in modo però dignitoso. L'unica eccezione alla forma epistolare del romanzo è rappresentata da alcune pagine di un diario o comunque delle memorie di Varenka che la ragazza spedisce all'amico e che ci permettono di capire un pochino quello che è stato il suo passato travagliato e l'influenza che subiva ancora a causa di una signora che aveva accolto lei e sua madre in casa dopo la morte del padre. Oltre a questi due personaggi, nelle lettere ne emergono anche altri che sottolineano con le loro tragiche vicende sempre la miseria della vita di molti poveri pietroburghesi che vivono ai margini della società. Il vicino di appartamento di Devyushkin, per esempio, è costretto alla miseria a causa di un procedimento disciplinare dal quale poi risulterà innocente, ma ormai nulla potrà restituirgli gli anni persi e il figlio morto nella povertà, e anche lui si spegnerà poco dopo aver saputo che il caso era chiuso e lui innocente. Oppure, in un altro episodio, assistiamo alla scena di un bambino che chiede l'elemosina per strada e viene descritto in tutta la miseria di quel fatto, di quell'accadimento. Devyushkin sembra riprendere coraggio e fiducia nella sua vita proprio quando tocca il fondo. Infatti, per un errore di trascrizione di un documento, viene condotto di fronte a Sua Eccellenza, il quale, vedendolo in uno stato pietoso con i vestiti sgualciti, gli dona 100 rubli. Questo gesto fa scorrere nuova linfa in Devyushkin, che però viene ben presto spenta da una decisione di Varenka. Le vicende travagliate dei due protagonisti si concludono infatti con la scelta da parte di Varenka di sposare Baikov, un uomo ricco che più volte le ha fatto la corte con l'intenzione di sposare una ragazza giovane e povera così che essa possa rimanere per sempre legata a lui. Si trasferiranno nella steppa poiché Baikov, o Bykov, è un cacciatore e Devyushkin solo alla fine implorerà con fermezza Varenka di non partire e solo alla fine lei si renderà conto della sua scelta sbagliata di sposare Bykov, che era stata di fatto motivata dalla speranza di uscire da una condizione di povertà estrema.
e questa scelta però non potrà che condurla a un'altra grande infelicità. È particolare l'emozione che ci guida quando ci accingiamo a leggere Povera gente di Dostoevskij, perché tutto in quest'opera è prototipo. Non abbiamo abbozzi o frammenti di scritti precedenti, se mai sono esistiti, sono stati comunque distrutti dagli amici e dal fratello Mikhail, quando alla fine dell'aprile del 1849 cominciarono a girare voci di un possibile arresto dello scrittore. In quell'occasione anche le minute varianti di Povera gente seguirono il destino del piccolo archivio dostoevskiano e il romanzo d'esordio si presenta così come una visione improvvisa, evocata dal nulla, con nulla alle spalle. Tutto in queste pagine accade per la prima volta, la prima scala pietroburghese squallida e sporca, la prima fanciulla violata, il primo bambino offeso, il primo sognatore innamorato e disilluso dalla vita. Le prime vertiginose intuizioni di una dimensione sottesa, antichissima, prossima al mito. E il primo ragionare sull'essere scrittore, anche se non ancora sul senso della propria missione in Russia e per la Russia. Così comincia l'introduzione a questa edizione di Povera gente, edita da Feltrinelli, introduzione a cura di Serena Prina. Povera gente è, come dicevamo, un romanzo d'esordio di Dostoevskij. L'anno di pubblicazione è incerto, forse è stato iniziato nel 1843 e terminato nel 1844. Il romanzo epistolare copre le vicende di circa 6 mesi, composto da 55 lettere, di cui 31 scritte da Makar Devyushkin e 24 da Varenka. Al centro del romanzo vi sono, come detto prima, le vicende di due esseri umani, che sono degli emarginati, dei poveri, degli esclusi dalla società. Attorno a loro ruotano un'altra serie di personaggi che versano le medesime condizioni, se non peggiori. Leggendo le pagine tratte dal diario di Varenka, incontriamo la figura di Pokrovskij, un inquilino di Anna Fedovna, la donna arcigna che aveva accolto in casa Varenka e la madre dopo la morte del padre, e che insegnava francese a Sasha, cugina di Varenka. Varenka e Pokrovskij, dopo varie vicende, si innamorano. Vi leggo qualche pagina, saltando qua e là tra le righe del diario di Varenka, per capire fin dove si spinge lo stile da scrittore di Dostoevskij nel dipingere questa miseria di questa povera gente. Era questi un giovane povero, molto povero. La salute non gli permetteva di studiare regolarmente, e solo per abitudine da noi lo si chiamava lo studente. Sta parlando chiaramente di Pokrovskij. Viveva modestamente, quieto, tranquillo, di modo che nemmeno lo si sentiva dalla nostra stanza. D'aspetto era così strano, camminava in modo così goffo salutava, parlava in modo così bizzarro che in un primo momento non riuscivo nemmeno a guardarlo senza ridere. Poco dopo ci viene presentata anche la figura del padre di questo studente e da questa descrizione sembra che l'aspetto fisico del personaggio lasci intendere anche quello psicologico. In casa nostra si presentava a volte un vecchietto, tutto sporco, mal vestito, piccolo, canuto, impacciato, goffo, per farla breve, strano fino all'estremo. Già dal primo sguardo si poteva pensare che si vergognasse di qualcosa, che provasse vergogna di sé. Per questo motivo era come se si rannicchiasse, si incurvasse. Questi modi di fare, queste smancerie, erano un segnale, quasi senza possibilità d'errore, che egli non era del tutto in sé. Ecco, questi personaggi li rivedremo tra pochissimo in una descrizione veramente da brividi di un certo episodio disgraziato della vita di questi due personaggi. Il vecchio Pokrovskij aveva perso la prima moglie, la madre del giovane istruttore, e si era risposato con una donna che trattava il nuovo marito in maniera crudele e spietata. Il signor Bykov prende sotto protezione il giovane Pokrovskij e gli permette di studiare e di entrare poi in casa di Anna Fedorovna come istruttore di Sasha. Leggiamo adesso qualche riga della descrizione del rapporto che c'è tra il padre dello studente e lo studente stesso. Queste pagine caricheranno ancora più di pathos l'episodio poi della morte di Pokrovskij. Il vecchio Pokrovskij, invece, per il dolore dovuto alla crudeltà della moglie, si abbandonò al peggior vizio ed era quasi sempre al ticcio. La moglie lo picchiava, l'aveva mandato a vivere in cucina e aveva portato le cose a un punto tale che alla fine lui si era abituato alle botte e a essere trattato male e non se ne lagnava. Non era ancora un uomo molto vecchio, ma a causa delle cattive abitudini era quasi uscito di senno. Unico segno della presenza di nobili sentimenti umani era in lui lo sconfinato amore per il figlio. Il vecchio ormai non poteva parlare più di nulla se non del figlio e lo andava a trovare regolarmente 2 volte alla settimana. Non osava venire più spesso perché il giovane Pokrovskij non sopportava queste visite paterne. Di tutti i suoi difetti non v'era dubbio che il primo e principale fosse la mancanza di rispetto nei confronti del padre. D'altronde anche il vecchio era talvolta l'essere più insopportabile del mondo. In primo luogo era terribilmente curioso, in secondo, con conversazioni e interrogatori, i più inutili e senza senso, impediva di continuo al figlio di studiare e per finire capitava che alle volte si presentasse ubriaco.
Per un poco il figlio aveva cercato di disabituare il vecchio dai vizi e dalla curiosità e dalle chiacchiere continue, e alla fine era giunto al punto che il padre lo ascoltava in tutto, come un oracolo, e non osava aprir bocca senza il suo permesso. Il povero vecchio restava senza fiato e gioiva per il suo patenca, era così che chiamava il figlio. Quando lo veniva a trovare, aveva quasi sempre un'aria preoccupata, intimidita, probabilmente perché non sapeva come l'avrebbe accolto il figlio. Ma quando capitava che il figlio accogliesse bene il padre, allora il vecchio non stava in sé dalla gioia. La soddisfazione gli traspariva dal viso, dai gesti, dai movimenti. Se il figlio si metteva a conversare con lui, allora il vecchio si sollevava sempre un poco dalla sedia e rispondeva con voce sommessa, servile, quasi con devozione, e sforzandosi sempre di più di utilizzare le espressioni più scelte, ovvero più ridicole. Ma non aveva il dono della parola. Si ritrovava sempre in imbarazzo e si perdeva d'animo, così che non sapeva dove andare a parare, dove andare a sbattere la testa, e poi continuamente, ancora lungo, a bisbigliare la risposta tra sé, come nel desiderio di correggersi. Se invece gli riusciva di rispondere a dovere, allora il vecchio si faceva bello, si sistemava il panciotto, la cravatta, la marsina e assumeva un'aria di particolare dignità. Ma capitava che a tal punto si compiacesse, a tal punto spingesse la propria audacia, che pian piano si alzava dalla sedia, si accostava allo scaffale dei libri, ne prendeva uno e arrivava persino a leggere qualcosina, qualsiasi fosse il libro. Tutto ciò lo faceva con un'aria di simulata indifferenza, sangue freddo, come se sempre potesse farla così da padrone con i libri del figlio, come se la gentilezza del figlio non fosse cosa rara. Ma una volta mi capitò di vedere come il poveretto si spaventò quando Pokrovsky gli chiese di non toccare i libri. Si confuse, in tutta fretta ripose il libro capovolto, poi lo volle sistemare, lo rovesciò e lo rimise con il taglio in fuori, sorrise, arrossì e non sapeva come rimediare al proprio delitto. Con i suoi consigli Pokrovsky cercò di allontanare un poco il vecchio dalle sue brutte abitudini. E quando lo vedeva sobrio 3 volte di fila, al primo incontro, al momento del commiato, gli dava 25 copeche, mezzo rublo e anche di più. A volte gli comprava gli stivali, una cravatta, un panciotto. E il vecchio, con le sue cose nuove, era fiero e impettito come un gallo. Ecco, questo, da queste righe possiamo un po' intuire qual era il rapporto tra padre e figlio, tra un uomo che ha perduto la moglie, che è vittima delle violenze della nuova compagna, spesso dedito all'alcol per affogare questo malumore, ma che vive solo per il figlio, verso il quale prova un amore e ammirazione sconfinati. Ecco cosa succede quando però il giovane Pokrovsky viene stroncato dalla Tisi. Alla fine chiusero la bara, la inchiodarono, la misero sul carro e la portarono via. Lo accompagnai solo fino al termine della via. Il vetturino andava al trotto. Il vecchio, il papà di Pokrovsky, gli correva dietro e piangeva forte, e il suo pianto tremava e si interrompeva per la corsa. Il poveretto perse il cappello e non si fermò a raccoglierlo. La sua testa era fradicia di pioggia. Si stava sollevando il vento. La brina gelata gli sferzava e gli pungeva il viso. Sembrava che il vecchio non sentisse il maltempo e piangendo correva da un lato della telega all'altro. I lembi della vecchia finanziera svolazzavano sbattuti dal vento come ali. Da ogni tasca sporgeva un libro. In mano ne aveva un enorme che teneva stretto. I passanti si toglievano il cappello e si facevano segno della croce. Alcuni si fermavano e si stupivano alla vista del povero vecchio. I libri gli cadevano di continuo dalle tasche nel fango. Lo fermavano, gli mostravano quel che aveva perso, lui lo raccoglieva e di nuovo si lanciava all'inseguimento della bara. All'angolo della via, una miserevole vecchia si unì a lui per accompagnare la bara. Alla fine la telega svoltò l'angolo e scomparve ai miei occhi. Sono pagine amare dove sembra che nella miseria non vi sia salvezza. Sono pagine che trasudano povertà e dolore, la stessa che vivono molte persone che spesso ignoriamo. Questo è uno dei motivi per cui mi piace questo romanzo nel suo essere in parte legato alla scuola naturale. Lo scrittore, l'artista, immortala nei suoi personaggi gli esseri umani più dimenticati, che vivono nell'ombra e che tuttavia esistono, hanno una loro dignità e lasciano una traccia nel mondo. Esseri umani che spesso non vediamo e che si spengono nel silenzio e nella povertà, ma l'artista concede loro l'immortalità con la sua opera. Mi piace pensare che Dostoevskij sia anche questo, che la letteratura e l'arte siano anche questo. Questo emergere della dignità umana, per quanto riguarda i protagonisti, si legge in una lettera di Devyushkin, il quale riconosce che proprio grazie alla presenza di Varenka lui ha riscoperto la propria dignità, la fiducia in se stesso, che però si smorza ben presto e questo rende ancora più amaro il finale dell'opera. Dopo avervi incontrata, in primo luogo ho cominciato a conoscere meglio me stesso e ad amarvi. Ma prima di voi, angioletto mio, dicevano che persino la mia figura era poco decorosa e mi aborrivano. E quindi anch'io avevo cominciato ad aborrirmi. I miei calunniatori dicevano che ero ottuso e in effetti anch'io pensavo di esserlo. Ma, come voi mi siete apparsa, avete illuminato tutta la mia oscura esistenza, in modo che anche il cuore e l'anima mia si sono illuminati e ho trovato la pace dello spirito.
e ho saputo di non essere peggiore degli altri, e che anche se non brillo in alcun modo, non ho lustro, non ho uno stile, comunque sia sono un uomo con un cuore e dei pensieri. Beh, mentre adesso, dopo aver sentito di essere perseguitato dalla sorte umiliato, mi sono abbandonato alla negazione della mia propria dignità, io, avvilito dalle mie disgrazie, mi sono perso d'animo. Un altro episodio davvero toccante descritto da Devushkin e riguarda un bimbo che chiede l'elemosina e tutta la sofferenza di Devushkin che non può dargli nulla perché lui stesso non ha più denaro. Ho accennato a questo suonatore di organetto, Matioshka, perché oggi mi ha toccato sopportare doppiamente la mia povertà. Mi ero fermato a guardare questo suonatore, mi erano venuti in mente certi pensieri, così che per liberarmene mi ero fermato. Me ne stavo lì, c'erano dei vetturini, una ragazza e un'altra ragazzina piccola, tutta quanta sudicia. Il suonatore d'organetto si era installato davanti alle finestre di qualcuno, notai un piccino, un ragazzetto sui 10 anni. Sarebbe stato grazioso, ma aveva l'aria malata, deperita, con indosso soltanto la camiciola e poco altro, e a piedi nudi e mescolava la musica a bocca aperta, e ascoltava la musica a bocca aperta, l'età dell'infanzia. Guardava come il tedesco faceva ballare le bambole, intanto aveva mani e piedi intirizziti, tremava e rosicchiava un lemmo della manica. Notai che aveva in mano un pezzetto di carta. Passò un signore e buttò al suonatore una monetina. La moneta andò a finire dritta in una scatola con un piccolo bordo rialzato, sulla quale era raffigurato un francese che danzava con delle signore. Al tintinare della moneta il mio ragazzo si riscosse, si guardò timidamente attorno, con ogni evidenza pensò che gli avrei dato dei soldi. Mi si avvicinò di corsa, le manine gli tremavano, protese verso di me il pezzetto di carta e disse: «Una lettera». Aprì la lettera. Beh, è risaputo di cosa si tratti. Vi si dice: «Miei benefattori, una madre di famiglia sta morendo, 3 bambini sono ridotti alla fame, e allora adesso aiutateci. E quando morirò, per il fatto che adesso non avete abbandonato i miei uccellini, in quell'altro mondo, io non vi dimenticherò, miei benefattori». Beh, la cosa era chiara, era una cosa della vita, ma che potevo dare loro? E così non gli ho dato niente. Ma come mi è dispiaciuto. Un ragazzo povero, illividito dal freddo, e forse affamato, e non mentiva, no, non mentiva. Questo lo sapevo bene. Solo che fa star male sul serio che queste madri indegne non difendano i loro figli e li mandino in giro seminudi con queste lettere, con un freddo del genere. Forse lei è una donnetta stupida, senza carattere, e nessuno forse si dà da fare per lei, e allora lei se ne sta seduta a gambe incrociate, o forse è davvero malata. Comunque dovrebbe rivolgersi a chi di dovere, e d'altra parte forse è semplicemente un'imbrogliona, a bella posta manda un bambino affamato e deperito a ingannare la folla e lo porta ad ammalarsi. E cosa imparerà mai questo povero ragazzo con le sue lettere? Gli si indurirà solamente il cuore. Va, corre, chiede, la gente va, non ha tempo, i loro cuori sono di pietra, le loro parole cruenti. Via, levati dei piedi, sparisci. Ecco quello che sente da tutti, e si indurisce il cuore del bambino, e trema invano nel freddo il ragazzo poverello, spaventato come un uccellino caduto dal piccolo nido infranto. Gli si gelano le mani e i piedi, gli manca il fiato. Guardi, è già sta tossendo. Lì, a poca distanza, lo attende la malattia, come una serpe impura che gli striscia nel petto. E laggiù, guardi, vedi che la morte gli sta già addosso, da qualche parte, in un angolo fetido. Senza scampo, senza soccorso. Ecco tutta la sua vita. Sono pagine veramente dure che descrivono appunto la miseria e la povertà. Del resto il libro è Povera gente e Dostoevskij ci sbatte in faccia quelle che erano le condizioni di vita di tante persone, povere, margine della società, i dimenticati dalla società. Emerge anche dal libro un altro, diciamo, un'altra tematica che è quella dello stile di Devushkin. Devushkin durante l'opera pian piano aumenta la sua consapevolezza della sua scrittura, delle sue capacità, e è un po' come se fosse l'artista, quindi Dostoevskij stesso, a riflettere attraverso Devushkin sul suo ruolo di scrittore. Quindi vediamo cosa dice Devushkin di questo suo stile narrativo. La gente ricca non ama che i poveretti si dolgano a voce alta del loro amaro destino. Dicono che danno angoscia, che sono importuni. E la povertà è sempre importuna. I lamenti degli affanni disturbano il sonno. Mi è cosa grata dirvi, mia carissima, che ho cominciato a descrivervi in parte tutto ciò per dar sfogo al cuore e soprattutto per mostrarvi un esempio dell'ottimo stile delle mie opere. Perché è probabile che voi stessa abbiate a confessare, Matioshka, che negli ultimi tempi mi sia andato formando un certo stile. Ma adesso mi ha piombato addosso una tale angoscia che io stesso ho cominciato a provare compassione con i miei pensieri fino al profondo dell'anima. E anche se io stesso so, Matioshka, che con questa compassione non farò granché, comunque, in qualche modo, è una maniera di rendermi giustizia.
E in verità, mia carissima, spesso senza alcuna ragione ci somiglia da soli. Non si pensa di valere un soldino bucato e ci si considera meno di una scheggia. Ecco quindi che alla fine emerge anche un tratto interessante, che è quello delle riflessioni, come dicevamo, di Devyushkin sul proprio stile. Un'altra linea di analisi ci conduce a un'interpretazione della figura di Devyushkin che si diletta nella scrittura, arriva anche a sognare di scrivere qualcosa. Mentre le lettere scritte da Varenka, eccezione fatta per l'inserto di Aristico, hanno un carattere più fattuale e contingente. Varenka è una donna che rimpiange l'infanzia felice e i sentimenti che avevano accompagnato quella fase dorata della sua vita, e ora invece è spesso malata, sofferente. Le lettere di Devyushkin invece trattano più argomenti e riflessioni. Sempre dall'introduzione possiamo approfondire anche questa linea di lettura. Scrive infatti Serena Prina: fin dalla sua prima apparizione, Makar Devyushkin ci viene presentato intento nell'atto della scrittura. In apparenza ciò coincide con la sua attività di modesto funzionario incaricato della semplice copiatura di ordinanze e documenti in bella calligrafia. A noi però interessa l'atto in sé, che nel corso della narrazione verrà ad assumere un senso del tutto diverso. Si concretizzerà nella ricerca sempre più pressante di uno stile. Si arricchirà di un valore completamente differente. La storia del funzionario povero si verrà a tramutare nella storia del povero scrittore, dell'artista che si dibatte ai margini della società, assillato dal bisogno e tuttavia spinto dall'urgenza della creazione. Un esempio degli argomenti e delle riflessioni di più ampio respiro fatte da Devyushkin possiamo leggerla in una delle ultime lettere, in cui si chiede perché sembri che il destino di ogni essere umano sia già scritto, soprattutto che cosa o chi lo decida. Perché succede sempre che l'uomo buono venga a ritrovarsi nell'abbandono e a un altro invece la fortuna si presenti di per sé? Lo so, Matiochka, che non è bene pensarlo, che questo è libero pensiero, ma in tutta sincerità, in tutta la vera verità, perché per uno ancora nel ventre materno il corvo destino ha già gracchiato la sua fortuna e un altro entra nel mondo del buon Dio in un ospizio per trovatelli? Un'ultima riflessione legata al tema del rimandare, dell'attendere e del non saper prendere una decisione. Devyushkin non prende mai una decisione netta per ammettere l'amore per Varenka, non si decide ad andare a vivere da lei. Nelle memorie del sottosuolo invece il protagonista è eternamente combattuto nel momento in cui deve prendere delle decisioni, come quando vuole vendicarsi di una presunta offesa subita da un ufficiale e pensa e medita di sfidarlo. Gli scrive una lettera che però non invia e alla fine conclude poco nulla. In un altro romanzo, Nietoc Kanyazvanova, il padre, suonatore di violino, continua a rimandare la decisione di allenarsi seriamente e suonare lo strumento e dimostrare a tutti di essere il miglior suonatore di violino al mondo, perché teme in realtà di non esserlo. Quindi c'è questo tema del tergiversare, del rimandare, del non agire, che poi è anche un morire e che mi sembra un tema interessante di confronto tra alcune opere di Dostoevskij. Povera gente, romanzo d'esordio di Dostoevskij, lettura chiaramente consigliata perché da qui parte tutta la produzione letteraria di Dostoevskij.